Un terremoto improvviso e di proporzioni immani ha spazzato via la città di Senigallia con una furia mai vista. Tra i pochissimi superstiti, 43 studenti del liceo Enrico Medi. Di fronte allo spettacolo desolante della città annientata, i giovani decidono di abbandonare quel che resta della gloriosa Senagallica e di ritirarsi nel contado. Per ringraziare Giovanni Boccaccio di averli consolati in momenti di sconforto dovuti a strazianti pene d'amore, i giovani della gentile et onesta brigata racconteranno a turno 4 novelle tratte dal Decameron. Ravello, Costa Amalfitana, 1300. Landolfo Rufolo, ricco mercante, ha l'ambizione di raddoppiare le sue ricchezze perché ciò che possedeva non lo accontentava. Per questo motivo decide di caricare la sua barca con tutti i suoi averi e di dirigersi verso il porto di Cipro. Attraccato al porto, si accorge però che numerosi mercanti avevano avuto la sua stessa idea. Federico degli Alberighi era un nobiluomo di Firenze che sperperò tutto il suo patrimonio per cercare di conquistare invano una donna borghese già sposata, Monna Giovanna. E infatti lui organizzò per questa donna banchetti e feste. Federico si ritrovò ben presto povero. Nella città medievale di Messina vivono tre fratelli, mercanti di mestiere, diventati ricchi dopo aver ereditato il patrimonio del padre. Questi hanno una bottega dove è impiegato il giovane Lorenzo, dal bell'aspetto e dai modi amabili. Di lui si imbaghisce la sorella dei tre, Elisabetta, la ragazza bellissima e dal portamento leggiadro.